Siccome dalla protezione civile, dal dipartimento, hanno risposto che ci avevano mandato 700.000 mascherine, allora, amici cari, vediamo di capirci bene. Quelle di cui parla la protezione civile sono queste mascherine, le 700.000. In Campania sono arrivate 552.000 mascherine. Queste cose, beh, ci vuole veramente una fantasia, diciamo, accesa per definirle mascherine, ecco. A meno che non si pensi, diciamo, alle maschere che usano i nostri nipoti a carnevale. Questa va bene come maschera per Bunny, sapete, il coniglietto. Tutti, non me la metto io per non pregiudicare in maniera definitiva quel poco di estetica che le ingiurie del tempo mi hanno lasciato. Ma se ve la mettete, le vostre orecchie escono da queste fessure. E avete la faccia di Bunny il coniglietto. Ah, ragazzi, facciamoci un sorriso anche in momenti difficili, ma non le chiamate mascherine. Per quello che mi riguarda, ma è una scelta mia individuale, ho scoperto che hanno una grande efficacia per pulire gli occhiali, diciamo, le lenti sono veramente un prodotto eccezionale. Ma negli ospedali, vi voglio bene, per l'amor di Dio, lasciamo perdere. C'è una stagione nella quale noi avremo centinaia di ragazzi che si laureano. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Ma è una festa di laurea. Ma fatela fra 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi. È incredibile. Per i giovani, voi ricordate quello che è successo una decina di giorni fa? Noi qui avevamo già avviato la chiusura dei locali. Ricordate le immagini dei giovani che facevano la movida? Tutti allegri, ammucchiati l'uno sull'altro, magari dopo aver bevuto dallo stesso bicchiere? Tutti allegri all'insegna del chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Bene, chi vuole essere lieto sia, quelli che volevano essere lieti 10 giorni fa, adesso se ne sono andati lietamente negli ospedali e hanno mandato in ospedale lietamente i loro papà, le loro mamme, i loro nonni. Possiamo decidere di vivere allegramente, ma il risultato dopo 10 giorni è questo. Chi vuole essere lieto sia, e poi se ne va in ospedale. Ovviamente quelli che sono venuti dal nord e non hanno avuto il senso di responsabilità di mettersi in autoisolamento, stanno producendo anche loro i primi effetti. E quindi cominciamo ad avere un picco di contagi. Ora, questa vicenda mi dà, come dire, l'occasione per fare una considerazione sui miei amici 5 Stelle, in particolare su Di Maio, che gode della mia simpatia. Gode della mia simpatia, insomma. Di Maio si presenta bene, si presenta bene, un po' come Charlie Brown, si presenta bene, molto. Ora, la cosa che mi domando sempre io è che se noi domandiamo a uno come l'onorevole Di Maio, ma tu nella tua vita che hai fatto? Non so quale risposta potremmo avere. Vede, io ho cercato, mi hanno dato un po' un curriculum vitae di Di Maio. Di Maio si è candidato a Pomigliano, ha preso credo 50-60 voti, cioè non lo hanno votato neanche i suoi familiari, per essere chiari. Ma lui come attività professionale vanta questo: svolgo, ecco questo è il suo curriculum, la professione libera di webmaster. E questa è una cosa grossa. Lei ha mai sentito uno a cui chiedeva tu che lavoro fai? Il webmaster. Che è una formula elegante per dire lo sfaccendato, fa niente. Però ci tiene ad informarci che in realtà
ha fatto altre esperienze lavorative, fra cui, questa la sottolineo perché siamo a un livello tale di degenerazione in Italia, che si discute addirittura di De Maio come possibile candidato premier. E qual è la sua esperienza di governo? La mia esperienza lavorativa, ho avuto occasione di cimentarmi come steward presso la tribuna autorità dello Stadio San Paolo di Napoli. Vuole fare il candidato premier. Assistente regista, tecnico riparatore dei computer. Questa mi può essere utile perché ho qualche problema. Agente commerciale, manovale presso un'impresa edilizia. Tutta questa roba in 28 anni di vita. Ora, manovale presso un'impresa edilizia. Quindi a un certo punto lui la sua vocazione l'aveva scoperta. Avrebbe pure avuto un'ottima carriera perché dopo un anno sarebbe diventato sicuramente carpentiere, quindi poteva fare i lavori. Poi si è perso per strada. E così ce lo ritroviamo, niente di meno che vicepresidente della Camera. Ora, al di là dell'ironia che possiamo fare, la tragedia vera sa qual è? Che siamo ridotti in queste condizioni, avendo però un 25% di cittadini italiani che pensano di votare per questo ceto politico, non per questi esponenti politici, che non hanno mai fatto niente tranne che parlare, e una cui funzione di governo significherebbe un disastro per l'Italia. Ma il problema vero per il quale dovremmo interrogarci è rappresentato da quel 25% di cittadini. Il che significa che le classi dirigenti tradizionali hanno dato una tale prova di inconcludenza, di cialtroneria, di burocratismo, che un cittadino normale è disposto anche a un voto di disperazione, pure di non vederli avanti. E qui dobbiamo ragionare e capire che dobbiamo rivoltare l'Italia, cambiare tutto, ma soprattutto dare concretezza ai processi di trasformazione del nostro paese, se vogliamo fare in modo che una parte importante dei cittadini italiani non si orienti in direzioni, a mio parere, sbagliate, ma a volte semplicemente per il disprezzo che c'è per il resto della classe politica. Questi non sarebbero in grado di governare niente. Mi è capitato, per completare queste mie considerazioni sul valoroso onorevole Di Maio, di leggere la proposta che fanno per il reddito di cittadinanza. Ogni volta che sentivo parlare Di Maio, Di Battista, Pistolini vari, eccetera, eccetera, noi il reddito di cittadinanza. Io invito i nostri concittadini a leggere questa proposta. È difficile trovare un testo più sgangherato e demenziale di questo, che si conclude con un algoritmo di due pagine sulla base del quale bisognerebbe calcolare quanto diavolo è questo reddito di cittadinanza. Ma che mai dovete essere ricoverati? Due pagine, un algoritmo. Comunque sia, va bene, devo dire la verità. Ho trovato sempre sul sito qui di Maio un pensiero profondo di cui non vorrei privare chi ci ascolta. Dice Di Maio: non credo che esistano soluzioni migliori di altre, ma solo più partecipate. Io una cosa così profonda veramente non l'avevo mai sentita. Sono un vecchio appassionato di Kant, di critica della ragion pura, ma qui arriviamo a una profondità di pensiero che colpisce. Non credo che esistano soluzioni migliori di altre, ma solo più partecipate. Come a dire, non esiste una macchina che ha i freni migliori di un'altra,
L'importante è che la guidiamo tutti quanti assieme e andiamo a sbattere qualche parte, possano ammazzare. Cioè, provate a immaginare, mi sta venendo la nostalgia per Roberta Lombardi e Vito Crimi. Vi ricordate? I progenitori, quelli che facevano l'interrogatorio a Bersani, povero Bersani. Adesso invece abbiamo Di Maio e Di Battista che si sono ripuliti. E quando li vedete andare per televisione, mezz'ora di intervista a ognuno di questi soggetti. Ecco, voi vi aspettate di vederli arrivare ormai con il panierino e la merendina, perché adesso devono darsi un'immagine. Vabbè, l'Italia è un paese strano. Mi auguro che non capiti mai all'Italia la disgrazia di dover fare una esperienza di governo. Brave persone, simpatiche, un bel taglio di capelli, ma webmaster. Pensate, un candidato premier che si qualifica come webmaster. Già steward allo studio Stadio San Paolo e manovale presso un'impresa edilizia. Secondo me l'hanno cacciato all'impresa dopo 24 ore. Comunque aspetto che mi risponda per questo dibattito pubblico sui temi della trasparenza. I nostri amici 5 Stelle hanno un maledetto vizio, sono come un disco rotto. Una volta che hai sentito uno, li hai sentiti tutti quanti. Sempre questa idea di dare patenti di moralità, di correttezza a tutti quanti. E questa cosa, io personalmente, non la sopporto più. Perché quando ti alzi la mattina per andare a fare il tuo lavoro e a buttare il sangue, una critica che migliori la tua azione va benissimo. Un controllo democratico va benissimo, è doveroso. La ripetizione di fesserie in continuazione, no, basta. Siccome molte persone stanno a casa e non hanno niente da fare, vediamo crescere di giorno in giorno, come dire, fenomeni tipici di queste fasi critiche. Continuiamo ad ascoltare predicatori, gente che si improvvisa Nobel per la medicina, chi propone cure miracolose, chi propone terapie sperimentate, chi ci ricorda che le università americane hanno già sperimentato sui topi e su non so che le loro terapie, non si capisce perché se hanno le terapie non le utilizzano a New York e negli Stati americani. Allora un invito a tutti quanti, per l'amor di Dio, facciamo finta di non ascoltare questa valanga di frottole che ci cadono addosso. Poi abbiamo quelli che sono, come dire, informati di tutto, che hanno sempre le proposte decisive per tutto. In questo caso, dicevo, su Santa Teresa, su questo bel progetto di riqualificazione, il solito imbecille è andato a fare lo scarabocchio. Credo che questa volta lo individueremo perché avevamo già messo le telecamere. Secondo me dobbiamo mettere qualche altra telecamera. E io, in violazione della legge sulla privacy, se riusciamo a ricavare il fotogramma dalla telecamera, dalla registrazione, vi farò vedere la faccia di un imbecille. Avrete questa consolazione. Vedrete com'è fatto un idiota, un individuo geneticamente idiota, a fare lo scarabocchio. Beh, sarà anche questa una bella esperienza, che uno in genere si domanda: ma com'è fatto un cretino che va a scrivere su un'opera appena realizzata? Vedrete, alla fine è un relitto umano. Comunque, questa volta però i cittadini hanno reagito e voglio fare i miei complimenti.
cittadini del centro storico, sono andati lì a ripulire, beh, una bella esperienza, una bella prova di spirito civico. Capisco che Di Maio, nostro amico Luigino, non abbia voglia di fare un confronto pubblico, che io gli risollecito sui temi della trasparenza, dell'onestà, onestà, onestà, e soprattutto sui temi della concretezza amministrativa. Allora, perché merita un commento quello che ha detto Luigino? Perché ha detto non vale la pena, perché tanto la Regione Campania non c'è niente da commentare, non si è fatto niente. E qui ha sbagliato e c'è cascato di nuovo. Allora, premesso che io ho sempre un'arma nucleare nei confronti di Luigino Di Maio, e se mi fa arrabbiare la uso, l'arma che posso adoperare è quella di ripetere in pubblico il suo curriculum. Basta leggerlo. Io lo reggo, è veramente un colpo micidiale. Micidiale, ricordate Stewart al San Paolo, Manovale, e non so che faceva, eccetera, eccetera, fino ad approdare al nulla, alla dimensione di sfaccendato. Non ha studiato, si è laureato, non ha lavorato, però si candida a fare il Presidente del Consiglio. Gesù Giuseppe, no, guardate qui, questo si chiama circoequestre. Questo giovanotto, diciamo, espressione di quella qualità umana che Edoardo De Filippo definiva la ciucciaria, ecco, in termini tecnici. Allora, mi ha offerto un'altra occasione, un altro argomento di cui dibattere in un confronto pubblico al quale lo invito ancora una volta, e cioè le politiche della Regione Campania. Ho visto che ha fatto queste dichiarazioni mentre era in visita dai Vigili del Fuoco. La prima cosa che poteva apprendere è che abbiamo appena fatto una convenzione con i Vigili del Fuoco per metterli al lavoro nella Terra dei Fuochi. Poteva anche sapere che abbiamo dato una decina di mezzi per lo spegnimento degli incendi ai Vigili del Fuoco, e altri, credo 90, ne acquisteremo. Quindi siamo impegnati. Allora, se mi dà la consolazione di un dibattito pubblico, io con molta serenità gli farò i miei complimenti per il trionfo romano dell'Amuraro e degli ambienti e dei rifiuti. E poi gli spiegherò pacatamente quello che abbiamo fatto in 10 mesi per la sanità, per i trasporti, per l'ambiente, per i fondi europei, per la cultura, in maniera tale che possa apprendere qualcosa. E poi mi piacerà fare un dibattito di merito con Luigino sul reddito di cittadinanza. Questa è una cosa che mi riempie di emozione, il reddito di cittadinanza. Perché a spiegarlo poi vengono fuori tante di quelle scemenze che, quando uno ha finito di ascoltarli, dice vabbè, stammi bene, vatti a fare un altro viaggio in Palestina, a Gaza, lì, lo hanno cacciato, lo sapete. Considero ridicola questa campagna che sta facendo Salvini, le poltrone, le contropoltrone. Lui dove stava seduto quando era ministro? Per terra, su una poltrona, immagino, di pelle consumata, al ministro dell'interno. Quanto è contento di non vedere più Salvini seduto su quella poltrona che prima ha citato, lei personalmente? Io sono per rispettare sempre gli avversari. Quando uno passa dal 7-8% al 34%, merita rispetto. Dopodiché questo non significa che non possiamo sfottere Salvini, e non significa che non dobbiamo introdurre una discriminante estetica quando si fa un governo. In che senso? Nel senso che se vuoi fare il ministro ti devi vestire da cristiano, non da uomo di Neanderthal. Simboli cristiani ne ha tirati fuori. Come? Simboli cristiani ne ha tirati fuori. Ma quelle sono palle propagandistiche, sto parlando di un'altra cosa. Vestiti da poliziotto, divise. All'interno e stare a ballare con una sgallettata quando suonano l'inno d'Italia, ma stiamo scherzando. Noi veniamo da un decennio di imbecillità diffusa in questo paese, di violenza del linguaggio, di banalizzazione.
qui la responsabilità principale delle 5 Stelle. Onestà, onestà, salti in piazza, vaffa a tutti quanti. So pure io che è molto più comodo, vedete, anziché vestirsi da grigi burocrati con la cravatta appesa al collo come un pendaglio, è molto più comodo. Quindi meglio stare Salvini. Senza giacca. È meglio Salvini se fa il libero cittadino, se fa il governante di un grande paese di 60 milioni, si deve vestire come Dio comanda, o no? Ma cambierà la violenza verbale dei 5 Stelle adesso che sono al governo con il Partito Democratico? Mi auguro di sì, ho sentito dire ai 5 Stelle che hanno fatto un'esperienza di governo che è stata una lezione anche per loro. Mi auguro che imparino a rispettare gli interlocutori, a non autoattribuirsi il monopolio dell'onestà. Quale monopolio dell'onestà? Ricordate, no condoni, no condoni fiscali, no condoni edili. E hanno fatto i condoni fiscali e i condoni edili. No TAP e la TAP si fa, no TAV e la TAV si fa, no ILVA e l'ILVA sta là. Partito di Bibbiano. Ho detto adesso, che mi aspettavo già di respirare i profumi intensi dei fiori d'arancio, i ciclamini, dove adesso c'è l'acciaieria di Taranto, e invece rimane acciaieria, a conferma del fatto che un conto sono i tweet e i salti in piazza, un altro conto è la fatica del governo. Per 10 anni hanno raccontato una idiozia, cioè hanno confuso il concetto di casta con il concetto di elite e di competenza. La casta, cioè i parassiti, va combattuta. E Di Maio agli esteri? Lei lo chiamava Gigino il Bibitaro qualche tempo fa. No, Bibitaro no, tutto al più il webmaster, che era mezza pippa, un messie. Sì, qualcosina del genere l'ho detta, ma eravamo molto al di sotto della realtà, per la verità. Ma su queste premesse l'esecutivo non sembrerebbe avere migliori auspici. Senza competenze, senza professionalità, senza studio. E improvvisamente le hanno trovate queste competenze adesso che sono governo? Non credo che le abbiano trovate, credo che stiano facendo un percorso di redenzione. Crescita. E noi dobbiamo accompagnarli nel loro percorso di redenzione. Lei è pronto a fare da nume tutelare a Di Maio? Io sono pronto ad accogliere tutte le pecorelle smarrite, basta che non mi rompano le scatole. Anche il confessore. Lei ricorderà che da sindaco lanciai la battaglia dal titolo Cafoni Zero. Noi dobbiamo combattere gli atti di cafoneria, di inciviltà nella nostra città. Non è possibile. E quindi esprimo il mio apprezzamento per questa vostra iniziativa. Non lo sapevo, se no vi mandavo una foto. Ieri, tornando da Roma, tornando da Arquata, dall'area terremotata, arrivo in macchina, arrivo alla rotatoria del Parco Pinocchio e trovo un giovanotto con la barba, in pantaloncini, con due cani al guinzaglio, che era salito sulla rotatoria del Parco Pinocchio, sulla rotatoria, dove fra l'altro abbiamo i faretti che illuminano le palme che abbiamo messo. Bene, questo imbecille non ha avuto modo di litigare con il vigile che mi accompagnava in borghese, è sceso per dire: ma vuoi scendere a rotatoria? Lei non è in divisa, qui non c'è il cartello che stabilisce il divieto per i... Ah, imbecille, c'è bisogno del cartello per sapere che sulle aiuole non devi andare comunque. Sulla rotatoria non devi andare comunque, dentro la rotatoria. A conferma del fatto che gli animali dei tre erano rappresentati dal padrone, non dai due cani. Luigino Di Maio ha chiesto perdono, ha detto che non ha capito. Gli hanno mandato il messaggino, ma non è stato in grado di leggerlo. E ha detto: perdonatemi, scusatemi. E vi pare che nell'anno del giubileo della misericordia noi vogliamo privare Luigino del perdono? È certo che lo perdoniamo, non lo terremo più in punizione, a condizione che faccia il bravo. Gli daremo pure il panierino con la Nutella, con la briochina,
a condizione che non faccia più il furbastro, che si sbottoni anche la giacca, perché per essere uomini di Stato non basta bottonarsi la giacca a due bottoni. Questa cosa andava negli anni 50. Adesso no, puoi stare sciolto, puoi stare sciolto. E a condizione che la finiscano con questa ipocrisia insopportabile. Questi tre si odiano, si baciano, si abbracciano, sono falsi come Giuda. Se vedete qualche foto presa a tradimento, vedete che si guardano come ognuno vorrebbe accoltellare alla schiena l'altro. Falsi come Giuda, però in pubblico baci e abbracci. Che vi possano ammazzare tutti quanti. Salvini rispetto a questi è un gigante, ormai può essere equiparato a Churchill, a Roosevelt. Se sono questi gli interlocutori. A proposito di Salvini, gli diamo un po' la nostra solidarietà. Ha avuto una vicenda privata alla quale ovviamente guardiamo sempre con grande discrezione e rispetto, anche se è lui che mette le fotografie, è talmente lanciato che mette pure queste cose. Non aggiungiamo niente a questi episodi che riguardano, ripeto, la vita privata, se non il nostro apprezzamento per la signora Isoardi, che obiettivamente merita, obiettivamente. Una grande donna, impegnativa, diciamo, stressante. Un ministro dell'interno torna a casa, se è stanco, morto, distrutto. Non parlo per noi che ormai siamo ridotti alla nostalgia, ormai. Ecco, mi permetterei di suggerire qualcosa a Salvini. Credo che la compagna giusta per lui sia, ecco, pensi a uno come Rosaria Bindi, l'onorevole Rosaria Bindi. Ecco, vedere questa coppia la vedrei bene. Torna a casa stanco e strutto e si mette a fare gli esercizi spirituali. Che non più di questo. Salvini, vabbè, tutto io ho stima per Salvini, ho affetto, quindi mi permetto di dargli qualche anno in più, qualche suggerimento per esperienza di vita, diciamo. Bisogno di una partner rasserenante, pacificante, narcotizzante. Il mio suggerimento è questo. Mi è capitato di ascoltare l'onorevole Di Maio ieri in una trasmissione televisiva, ha illustrato in maniera davvero limpida il reddito di cittadinanza. Io non ho capito niente, per miei limiti ovviamente, non ho dubbi su questo, non ho capito niente. Mi fermo ad una prima osservazione che uno fa. Il reddito non è dato a tutti, ma per avere il reddito devi essere a disposizione, fare la formazione professionale, essere impegnato tutta la giornata. Non penso che saranno impegnati 24 ore su 24, se hai il reddito, fai 4 ore. Faremo fare la formazione in modo che la formazione, e chi la fa la formazione? Premesso che è una competenza delle regioni. Per fare la formazione in maniera seria devi avere gli accordi con il mondo imprenditoriale, devi sapere su quali settori c'è carenza di personale, ma sono cose che vanno impostate. Noi lo stiamo facendo come Regione Campania, abbiamo programmi di formazione davvero molto interessanti, ma sono cose complicate. Avrà il reddito se alla terza proposta di lavoro tu dici di no. Cioè, ma qualcuno può immaginare che con questi chiari di luna il disoccupato va al centro per l'impiego, formazione o non formazione, e si vede offrire 3 posti di lavoro, il primo, il secondo e il terzo? Ho la netta sensazione che alla fine tutta questa demagogia sul reddito di cittadinanza si ridurrà
in una erogazione di soldi a un po' di gente per le elezioni europee. Dopodiché il libro si chiuderà. Prima però, ecco, ci consenta una curiosità, perché parlando di sfide ci viene in mente che lei ha sfidato un pubblico confronto, l'onorevole De Maio, sulla sanità, sulla trasparenza, sull'efficienza. Ha risposto? No. Starà mangiando gli struffoli adesso. Ho impegnato nella sua faticosissima attività di webmaster. Lei si ricorda sempre? Professione webmaster. Buone. Vabbè, ma insomma, dai, facciamo gli auguri pure a Di Maio, una persona simpatica, ottimo come steward al San Paolo, ma per il resto, comunque, a Natale dobbiamo fare gli auguri a tutti.